Le giornate del FAI tornano in un periodo particolare dopo 2 anni di pandemia. Importante far conoscere le bellezze della nostra regione anche agli abruzzesi, ma non solo. Eh sì, ha ragione lei, io sono molto felice di poter tenere a battesimo questa edizione delle giornate di primavera del FAI che si terranno 26 e 27 marzo, appunto perché dopo 2 anni di pandemia possono tornare le visite guidate all'interno dei nostri giacimenti culturali, architettonici, artistici, paesaggistici e enogastronomici. Il FAI ha selezionato 41 luoghi in 16 comuni diversi, in tutte e 4 le province abruzzesi, e quindi sarà possibile per gli abruzzesi conoscere le bellezze della propria regione, perché a volte queste vengono paradossalmente non conosciute, ed accompagnare tanti ragazzi, ragazze, bambini e bambine a conoscere il patrimonio della propria regione, affinché conoscendolo potranno in futuro conservarne intatta la qualità dei luoghi. Quindi siamo molto grati al FAI per questa azione che svolge, e la Regione Abruzzo ovviamente è a disposizione. Da neopresidente del FAI Abruzzo, questo è il primo grande appuntamento che la riguarda, un appuntamento di grande rilievo che assume un'importanza ancora maggiore in questo periodo, e voi ricorderete anche quello che sta accadendo in Ucraina. Beh, senz'altro, è nominato da poco, mi trovo con l'evento più importante dell'anno. È in un periodo molto particolare, cioè la guerra in Ucraina ci sta toccando tutti nei sentimenti più profondi. Però dall'altra parte, vedendo la tenacia degli ucraini nel difendere le loro origini, la loro identità, con la difesa delle opere d'arte e della loro storia, dà ancora più forza a noi per difendere la nostra storia, la nostra identità. Noi siamo più fortunati, non abbiamo guerre, ma abbiamo dei beni comunque da salvaguardare, perché la nostra identità non può essere cancellata. Un popolo senza identità non è un popolo. Tante le bellezze che metterete in mostra. Sono 41 aperture in 16 diversi comuni. Considerate che su 700 aperture in Italia, 41 sono le nostre, e sono delle più varie. Saremo nella natura, saremo nei borghi, saremo negli ipogei, saremo in palazzi che solitamente sono chiusi. Cioè, abbiamo un'offerta talmente ampia che in 2 giorni penso che si faranno tanti chilometri, ecco.